Ciao, con questo breve video voglio rispondere alla domanda di Giosuè. Giosuè è un utente di uno dei miei corsi pubblicati sulla piattaforma Udemy. I link li puoi trovare qui sotto in descrizione. Giosuè vuole sapere come creare degli stili di linea e soprattutto come impiegarli nei progetti futuri di Revit. Ho già creato un file di Revit. Andiamo su impostazioni aggiuntive nella scheda gestisci per creare un nuovo stile di linea. In basso a destra trovo il comando modifica sotto categorie e creerò uno stile di linea che si chiama rosso. Rosso avrà un colore di linea ovviamente coerente con il nome e volendo un modello di linea diverso da il solido. Dalla scheda nota, con il comando linea di dettaglio, seleziono lo stile di linea che ho appena creato e creo una linea qualsiasi. Ora vado ad aprire un altro progetto di Revit, file, nuovo, modello architettonico, ok, e vedo come trasferire dalla scheda gestisci con il comando trasferisci standard di progetto quello che ho creato nel progetto 1, che è il file che avevo precedentemente aperto, a questo che è il progetto 2. Deseleziono tutto, scendo fino alla S e trovo gli stili di linea. In questo modo io posso tenere aggiornato un nuovo progetto o un modello e quindi reimpiegare gli stili di linea creati in qualsiasi progetto io voglia. Gli do ok, vado a verificare da impostazioni aggiuntive, o meglio da annota linea di dettaglio, se ritrovo uno stile di linea rosso con tutte le caratteristiche del progetto precedente. Ti ringrazio per aver visto questo breve video. Se ti è piaciuto, prima di andare via metti mi piace, iscriviti al canale e scrivi un commento se vuoi tutorial su altri argomenti. Ciao!